Salve a tutti ragazzi, bentrovati qua con un'altra puntata di La Vita del Fumatore. Oggi sono qua per recensire degli altri prodotti inviatemi dal solito e noto Bizzarro Grow Shop. Oggi sono qua per recensire due prodotti fuori dall'ordinario, perché abbiamo visto cartine, va bene, aromatizzate, cartine Rizz La Natura, filtri con carboni attivi. Oggi vediamo qualcosa di leggermente diverso, un po' meno usuale da comprare in qualsiasi tabaccaio, anche perché non so quanta gente possa comprarli da un tabaccaio, nel senso, se avessi una tabaccheria mia probabilmente li venderei anche questi prodotti qua, però non lo fa nessuno. E sono i filtri Actitube, che abbiamo già visto nell'unboxing, e le cartine Trip 2, vedete come belle luccicanti la lava. Comunque gente, non è illegale dire marijuana, lo posso dire benissimo, marijuana, marijuana, marijuana. Come la canzone di chi è che era? Valentina Valentina, non me la ricordo più, vabbè. Quindi, non è legale dire marijuana, lo so gente, ma era appunto per fare, com'è che si dice? Per fare molesta. Propaganda? Molesta. No, per fare pubblicità sottintesa, vabbè. Occulta, vabbè. Comunque sia, filtri Actitube con una bella foglia di marijuana, visto che a voi piace, quindi diciamo marijuana, va bene. E le Trip 2. Allora, come abbiamo già... praticamente, se non l'avete sentito, mi ci ha detto, magari te sei come Bender nella puntata di Futurama, dove gli mettono una bomba ed esplode solo se dice una parola che non avrebbe mai usato, nel caso mio è la marijuana. Boom. Mette una bella esplosione in bidimensione. Comunque sia... Cartine Trip 2, ce l'ho in mano adesso, si vede? Non si vede? Vedete qua qualcosa che sbrilluccica, come un pezzo di plastica. Mettiamo via un secondo, ok, e filtri Actitube, eccoli qua, filtri molto grossi, sono più lunghi di quelli delle sigarette, perché cazzo sono due dita quasi, due pollici quasi di... No, di più, amici. Peculiarità di questi filtri, che non mi ricordo se ho detto nell'unboxing, ma penso di sì, hanno una parte in ceramica davanti che è riconosciuta dal lato bianco e una parte dove in plastica, in ABS, in PVC, non lo so, che va tenuta in bocca, e non so se si sente, e filtri di carbone attivo dentro. Quindi adesso faccio su un drum con una cartina che è enorme, perché è grossa due dita praticamente, come è grossa come i filtri praticamente, sono due pollici di cartina, e minchia, una mano e un dito di lunghezza, sono enormi. Oh, leccando questa parte qua ha un sapore strano, e hanno ripreso a suonare le campane, mamma mia, hanno un sapore davvero strano e poco gradevole in bocca, però vabbè, non è che dovete mangiarle queste cose qua, date una leggera, anzi, comunque sia, essendo praticamente tutta colla, diciamo così, perché questo materiale qua comunque sia è bello bello appiccicoso se lo bagnate, però ha un sapore davvero strano in bocca, e vi ritrovate una cosa del genere che, da vedere, immaginatelo con la marijuana, visto che si può dire, dentro, che vedete tutti i pezzetti verdi, secondo me per voi fa una bella scena. E poi vabbè, avete la cartina trasparente dove si vede bene la scritta Actitube, e l'avevo già provata, avevo provato la ledina millenni fa, e la cosa bella è che se te ci fai caso vedi pure il fumo che passa attraverso i ciuffi del tabacco, ed è una cosa molto bella e molto interessante. Adesso, a parte che si è diventato tipo una katana sto coso, perché si è inarcata la punta, però va bene. Effettivamente quando la bruci sembra che di bruciare plastica, vabbè, a parte che la plastica fa una fiammata derivata dal petrolio, quindi... Bisogna fare anche attenzione, perché se avete le labbra un po' bagnate e appiccicate qua, sentite un po' che tira, quindi... O ve le asciugate o fate qualcosa alla cartina, però a me non mi è mai capitato che mi strappasse la pelle di bocca. Con le sigarette invece sì. Anzi, mi tengo l'accendino a portata di mano. Comunque sì, abbiamo
a parte che è molto più pesante il tabacco, perché ovviamente diciamo è a presa diretta questo filtro, sì, ci sono dentro i carboni attivi, ma non c'è un filtro di cotone, cotone chimico, come cazzo vi pare a voi, che filtra effettivamente, passa attraverso fa i carboni attivi e filtra qualcosina. Poi magari mi stava spiegando che filtra più che altro il sapore del tabacco, però beh, essendo tutto tabacco si sente, ma leggermente distorto. Adesso vediamo un po' che cosa si sente. Effettivamente il fumo, non dico che arriva freddo, ma non è neanche così caldo. Se voi sentite drum, comunque sia, sentite un certo calore, ma non calore tipo 1800 gradi che tirate e vi si fonde la bocca. Comunque sia, sentite che è un pelino più caldo di qualche grado, non di centinaia di gradi o di decine di gradi. Qua si sente che comunque sia è come prendere una boccata d'aria, nel senso non la temperatura ambiente, non è freddo artico, non è freddo da meno 10 gradi, ma non è neanche caldo come il normale, diciamo che ti tira a zero, cioè ti tira aria ambiente. Non so se si vede l'effetto. Soprattutto la cosa che intrippa, non intrippa la pancia, intrippa da cartine, no? Intrippa è vedere il fumo che appunto confluisce all'interno del tabacco, ed è una cosa molto bella, molto interessante, appunto ti intrippa. Come cartina, secondo me, lo distorce il sapore, rendendolo un po' più amaro e un po' più grezzo. Comunque sia, come amaro, ti dirò che non è malaccio. Come dicevo, perché mi hanno chiamato, quindi ho dovuto interrompere un secondo, rimane un sapore un po' più amaro, anche come odore è buono. Allora, non dico che sia ottimo, perché l'amaro che piace a me è un pochino diverso, però diciamo che come amaro si avvicina abbastanza, quindi passabile. Rimane un po' più grezzo perché senti proprio un po' la pesantezza, ma non a livello dei polmoni, nel senso dici, oh, beh, non ce la faccio più. Senti proprio la pesantezza del tabacco in bocca, senti proprio, non sa come rendere l'idea. Corposo, non corposo, però diciamo più corposo, senti proprio, sarà anche perché appunto è presa diretta, quindi tende a prendere di più di fumo, no? Però devo dire che lo intacca non male, in una maniera abbastanza buona. E contate che sto usando il Golden Virginia già, dov'è? Ah no, ce l'ho dato amici. Golden Virginia giallo, che comunque si sente un po' l'amaro. Invece il filtro, nulla di che, perché effettivamente va usato con la marijuana, visto che non la posso usare perché è illegale e non mi interessa, non posso provarlo così, andrebbe usato con quello, però quanto possa camuffare non lo so, perché ovviamente non posso testare un prodotto che non ho, logicamente. Però se voi avete modo di recuperare questi filtri dal sito e di provarli con la marijuana, ditemi la vostra, se effettivamente si sente meno il tabacco e si sente più il gusto, perché ovviamente non essendoci filtro, non essendoci parte attiva filtrante, non ti filtra il sapore, essendo a presa diretta come voi fate sui filtri di carta, appunto a presa diretta per sentire di più il sapore, questo qua fa lo stesso, solo che va a diminuire probabilmente, anzi è così perché me l'ha spiegato, il sapore di tabacco. Effettivamente questo è 100% tabacco, quindi non so cosa possa filtrare, perché appunto non ho il prodotto per testarlo e non lo testerei comunque se ce l'avessi. Quindi, in soldoni, recapitolando, questi qua sono dei filtri che si possono usare un paio di volte, poi magari non so se fate delle canne di marijuana, più corti probabilmente potete usarlo 3 o 4 volte, però non riutilizzatelo 20, 10 volte, quindi un paio di volte si possono riutilizzare, anche perché
Secondo me ci stanno, di sicuro ci stanno più dei filtri di carta, anche se è carta che filtra, secondo me magari questo filtra un pelo di più, però non lo posso sapere. Detto questo, cartine pienamente passabili, oddio, per me sono un po' troppo grosse, le Aledina per me per i drum ci stavano, queste qua ne userò una ogni tanto se voglio farmi un drum lungo o per qualcosa, se lo darò a qualche mio amico che fuma marijuana e poi mi dirà la sua. Il filtro invece è abbastanza buono, ti dà una presa comunque sia abbastanza solida, ti diminuisce un pochino la temperatura della combustione del tabacco, si possono riutilizzare un paio di volte, quindi pienamente passabili anche questi. Come voti direi un 8 alla cartina perché per me è sconveniente, però di scena ne fa, quindi un 8 pienamente meritato, anzi diciamo un 9 perché è bello vedere il gioco del fumo, il sapore lo intacca ma in una maniera quasi di pregio, non di difetto, quindi ci stanno le cartine, i filtri anche, ovviamente come ben sapete da questa recensione non posso usarli, uno per figura etica mia perché non voglio, due perché giuridicamente è scorretto a quanto dicono. Voi provatela con quello che volete, ditemi la vostra, lasciate un commento se si può sul sito, non ho idea, oppure lasciate un commento sulla pagina direttamente di Facebook di Bizzarro Pro Shop. E niente, comunque sia, anche come filtro do un 9, pienamente passabili. È un po' pesante come tabacco, perché ovviamente a presa diretta, ma non ha lo scopo di filtrare al 100%. Quindi direi che terminiamo qua la recensione delle Trip 2 e dei filtri Actitube. Vi consiglio comunque sia di provarli, anche perché adesso non so quanto costano, andate a informarvi sul sito che non è finito al 100%, però mi ha detto il ragazzo che ha una buona percentuale di completezza, quindi probabilmente nel giro, adesso non lo so, non me l'ha detto effettivamente, ma secondo me quando finirò tutte le recensioni sarà pienamente online, ma queste son parole mie, non sono parole sue. Detto questo, per altri prodotti, per questi prodotti qua, andate pure sul sito che è in descrizione. Ci vediamo alla prossima puntata di Vita il Fumatore. State bene, ciao a tutti!